Buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di Ci sto dentro live, un appuntamento settimanale di interviste all'interno di questo progetto promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi la ministra Elena Bonetti. Buongiorno ministra. Buongiorno Federico, buongiorno a tutte e a tutti, e in particolare ai bambini che ci stanno ascoltando. Abbiamo lanciato questa iniziativa, si chiama Ci sto dentro, che è un po' un invito, ma vorrebbe essere anche dare degli strumenti, no, per starci dentro, che vuol dire vivere in maniera attiva, vivere in maniera costruttiva questo periodo, che è comunque un periodo complicato. Ministra, perché è importante starci dentro? Perché ciascuno di noi è chiamato oggi a mettere in campo le migliori energie di cui è capace. Io credo che tutti si domandino perché proprio a me sta capitando questo, perché proprio adesso, perché proprio quest'anno, magari perché proprio in questo momento in cui a scuola stavo facendo delle cose belle, perché adesso che è l'ultimo anno magari di un ciclo di scuola dovrò salutare i miei compagni e non me lo posso godere fino in fondo. Ecco, tutti noi ci stiamo chiedendo perché sta accadendo quello che sta accadendo. Però in realtà la domanda che credo dobbiamo farci è diversa, è dirci e chiederci cosa posso fare io per rendere questo momento un momento della mia vita importante, per mettere in campo le mie idee, la mia creatività, la mia fantasia. Questo è un momento che dobbiamo saperlo, finirà nei libri di storia. Sarà un momento che magari i nostri nipoti, i vostri nipoti leggeranno e studieranno. Ecco, domandarvi che cosa volete consegnare a loro, che mondo volete costruire e consegnare a loro, significa oggi decidere come rispettiamo le regole, come viviamo queste giornate e come facciamo di questo momento che non ci siamo scelti, ma ci è stato dato, ecco, come lo possiamo rendere nostro e quindi più bello, più positivo di come magari invece oggi ci appare. Perché non lo abbiamo scelto, ma adesso possiamo scegliere noi come starci. E nel progetto, all'interno di Ci sto dentro, abbiamo cercato di dare anche delle informazioni ai bambini e alle bambine su cosa sia il coronavirus, su cosa fare, su cosa non fare. Quanto è importante in questo periodo informarsi? È fondamentale. In realtà credo che uno degli elementi che stanno emergendo, sia per i grandi che per i più piccoli, è il fatto che è importante conoscere per poter dare delle risposte efficaci e utili per sé e per gli altri. Dobbiamo conoscere cosa significa la trasmissione di un virus. C'è anche dentro un po' di scienza e di matematica in tutto quello che sta succedendo, e quindi anche tirare fuori quelle competenze che nella scuola si mettono in campo in queste discipline. Imparare a conoscere significa avere l'umiltà di sapere che le risposte non nascono sempre solo da noi stessi, ma avere tutti gli elementi poi per mettere in campo le risposte importanti. Conoscere le regole e i motivi per cui, ad esempio, dobbiamo stare a distanza di un metro è importante anche per avere quella consapevolezza che restituisce significato alle azioni che compiamo, e quindi magari il sacrificio che facciamo nel non andare a incontrare i nonni, se noi sappiamo il perché, è un sacrificio che però viviamo con più serenità e anche sapendo che è un modo per aiutare i nostri nonni, perché per gli anziani è un virus più pericoloso che per i bambini, e quindi rinunciare ad incontrarli non è un modo per stare lontano da loro, ma è proprio il modo che oggi abbiamo per volergli ancora più bene e stargli vicini. E poi c'è la famiglia, che appunto è la competenza anche del suo ministero, che la famiglia, le famiglie che giocano un ruolo fondamentale, no? Perché comunque dobbiamo stare in casa, perché dobbiamo stare tra di noi, perché c'è bisogno anche di un supporto, di un aiuto alle famiglie. Una ministra in questo momento, una ministra come lei, che campo sta operando? Mi permetto una nota personale: sono una ministra, ma sono prima di tutto una mamma, e quindi quando ho abbiamo deciso che, per esempio, avremmo dovuto chiudere le scuole, e eravamo convinti, sapevamo che era necessario farlo, io da subito ho immaginato cosa sarebbero state le giornate per Chiara e Tommaso, che sono i miei due figli, e insieme a loro ho pensato a tutti i bambini e giovani del nostro paese, e ci siamo detti come ministri, come governo, che avremmo dovuto aiutare le famiglie italiane a vivere questo momento ritrovando spazi di relazione maggiore, e questo significava, ad esempio, poter permettere ai genitori di rimanere a casa con i propri figli.
E quindi abbiamo introdotto delle misure, delle leggi che hanno permesso alle mamme e ai papà di stare a casa con i figli, perché i bambini e le bambine, i giovani oggi non possono andare a scuola e devono essere anche aiutati a vivere questo momento differente di crescita e di apprendimento. Sappiamo che le scuole hanno messo in campo dei modi nuovi per imparare e per comunicare tra di loro. E quindi una ministra cosa fa? Cerca di capire quello che sono le domande che ciascuno di noi vive quotidianamente nell'esperienza che tutti abbiamo e cerca di dare quelle risposte che possono sostenere la vita di tutti quanti. Questa è stata una delle risposte che abbiamo messo in campo, la possibilità per le famiglie di avere qualche ora in più ad esempio per le babysitter, e poi il sito Ci sto dentro, cioè la possibilità di creare uno spazio di incontro, di relazione, di informazione con i nuovi metodi della tecnologia, ma è un modo per dire che noi come governo, come istituzioni, siamo parte del paese, siamo uno spazio che deve essere condiviso con tutti voi, con tutti i cittadini. E ci sono bambine e bambini che stanno iniziando a inviare lettere al sito, allo spazio Ci sto dentro. C'era Nausica che qualche giorno fa chiedeva se il suo papà lavora, quindi chiedeva se quando ritorna e rientra dal lavoro può abbracciarlo, può giocare con lui. E Martina invece ieri un po' protestava perché diceva: ma come, io ho finito i quaderni per la scuola, i quaderni non sono ritenuti un bene di prima necessità e quindi non posso riacquistarli. E nelle sue risposte spesso cita le leggi, giustamente. Vuole cogliere l'occasione per spiegare alle bambine e ai bambini cos'è una legge e perché ha valore conoscerla in un momento come questo? Le leggi sono le regole che noi ci diamo come gruppo di persone, come comunità, per poter vivere bene tra di noi. È come quando si gioca. Un gioco funziona quando ci sono delle regole che non sono dei limiti, delle cose che impediscono il gioco, ma sono esattamente quelle regole che permettono al gioco di essere divertente, efficace, di poter essere vissuto liberamente da tutti. Pensate ad una partita di calcio priva di regole, cosa sarebbe? Sarebbe la confusione più totale. Ecco, le leggi dello Stato sono un po' così, sono il modo in cui attraverso noi cittadini e le istituzioni poi se ne fanno carico, stabiliamo quali sono le regole del nostro gioco, del nostro vivere insieme, del nostro essere felici e liberi. Nel rispetto di queste regole c'è la libertà di poterci dire cittadini che giocano la stessa partita e quindi avere anche speranza di poterla vincere questa partita. Le regole che abbiamo messo in campo sono delle leggi che vengono pubblicate in modo ufficiale, diventano ufficiali una volta che vengono firmate dal Presidente della Repubblica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, che diventa l'organo, diciamo, istituzionale a cui in questo momento tutto il Paese sta guardando, perché noi stiamo facendo tante leggi che aiutano il Paese, ad esempio, a mantenere un livello di sicurezza. Abbiamo stabilito che ci sono delle condizioni attraverso le quali si può andare a lavorare, oppure del fatto che le scuole sono state chiuse o che alcune fabbriche, alcuni negozi sono stati chiusi. Noi l'abbiamo fatto perché? Perché bisognava evitare che le persone entrassero troppo in contatto tra di loro e quindi abbiamo dovuto evitare luoghi di assembramento, che vuol dire più persone che stanno vicine a parlare tra di loro. Ecco, le regole sono oggi il modo che noi abbiamo per tracciare il cammino in qualche modo, il cammino che ci deve accompagnare a superare questo momento di difficoltà del virus e anche a trovare delle risposte. E l'ultima cosa che vi voglio dire è che le regole sono importanti, le leggi sono importanti perché mettono a disposizione anche delle risorse economiche, dei soldi. Noi abbiamo per esempio stanziato dei soldi per aiutare quelle persone che rischiano di perdere il lavoro e non vogliamo che questo accada, ma ancora di più abbiamo messo dei soldi per esempio per aiutare gli ospedali, i medici, gli infermieri, che in questo momento sono tra tutti i cittadini quelli che davvero stanno svolgendo un servizio straordinario, perché stanno aiutando i malati a guarire. E poi la ricerca, perché noi non ci arrendiamo, vogliamo fare sì che questo virus, che questa malattia venga debellata, e quindi la stiamo imparando a conoscere nei laboratori dei nostri istituti e poi stiamo cercando di trovare le medicine per combatterla e anche il vaccino. Voi sapete l'importanza dei vaccini per prevenire. Ecco, è una ricerca che ha bisogno di risorse. Le risorse lo Stato le mette in campo anche attraverso le leggi. Stiamo proponendo delle attività anche all'interno di Ci sto dentro.
piccole attività, piccoli giochi per prendersi cura del tempo. La prima è stata proprio quella di dargli istruzioni per costruire una clessidra, per vederla anche questo tempo, no? Che in questi giorni sembra a volte che non passi mai, a volte che sia tanto veloce. E poi stiamo invitando anche bambine e bambini a scriverci come stanno vivendo queste giornate. È importante condividere questa immaginazione, questa fantasia, queste storie di quotidianità. È importante perché stiamo scrivendo una storia importante per ciascuno di noi e per chi verrà dopo di noi. Io credo che il nostro paese, l'umanità intera che è colpita da questo momento storico, non sarà uguale a se stessa. A volte nella storia accade questo, lo avete studiato sui libri, ci sono dei momenti particolarmente difficili e dopo accade una sorta di magia, e tante volte io per esempio mi sono chiesta, chissà le donne e gli uomini di allora come vivevano la loro quotidianità. Pensate al diario di Anna Frank, che ha vissuto una tragedia enorme personale, come l'ha saputa raccontare e quanto ci ha saputo consegnare. Per lei era il modo di vivere le sue giornate, come state facendo voi. Lei in più aveva però una paura ben più grande di quella che voi state vivendo. Insomma, il momento suo era il momento della guerra, era nascosta perché non voleva essere, ahimè, poi accaduto, deportata in un campo di concentramento. Ecco, quei momenti sono momenti che poi hanno consegnato tanta umanità, tanta vita, tanta bellezza a chi è venuto dopo. Io credo che un po' è un modo per starci vicino tra di noi, raccontarci come ci sentiamo, vuol dire dare spazio ai nostri sentimenti. Le parole spesso sono la relazione che ci permette di raccontare cosa proviamo, e nel momento in cui questo nostro sentimento è condiviso diventa qualcosa di più bello e anche di più sereno. E poi è un modo anche per fare memoria, per ricordarci noi un domani quello che è accaduto e per consegnare a chi verrà dopo di noi il racconto di un'umanità che non si è arresa e che ha saputo passo dopo passo, attimo dopo attimo, mettere in campo il meglio di quello che poteva fare. Invitiamo quindi voi bambine e bambini a inviarci disegni, racconti, anche piccoli video per raccontarci chi siete, cosa state facendo in queste giornate, cosa sperate di fare anche il primo giorno in cui potrete di nuovo uscire di casa o ritornare a scuola, perché sappiamo che questo giorno verrà, non sappiamo quando, ma sappiamo che verrà. Noi continueremo a tenervi compagnia ogni settimana, una diretta, parleremo di sport, parleremo di scienza, parleremo di libri, già vi stiamo dando delle indicazioni sul nostro spazio di Ci sto dentro. Ministra, c'è un ultimo augurio che vuole fare a tutte le famiglie? Sì, di vivere questo momento come un momento di speranza. Io credo che siamo rimasti tutti attoniti all'inizio, perché ci siamo trovati all'improvviso a dover mettere in campo delle regole di vita nuove. Ecco, però a noi è chiesto questo oggi, e credo che quello che dobbiamo fare è sapere che quello che oggi noi decidiamo di fare, il modo in cui viviamo, lo stile che mettiamo in campo, sarà non solo il nostro modo di vivere questo tempo, ma anche la semina per quello che arriverà. Ecco, arriverà un tempo in cui torneremo ad abbracciarci, però dobbiamo sapere che anche oggi possiamo continuare ad abbracciarci, non fisicamente, ma attraverso il sentirci uniti come paese, e non perdere mai la speranza e anche il coraggio di chiedere aiuto. Io penso che sia importante oggi, più che lamentarsi, chiedere aiuto. Chiediamo aiuto reciprocamente. Penso ai bambini che a volte saranno smarriti perché non possono più giocare come facevano prima o incontrare i loro amici, e allora magari ne approfittino per andare dalla mamma e dal papà. Chiedete alla mamma e al papà di giocare un po' con voi, magari è un modo anche nuovo per scoprire che siamo ancora tutti capaci di giocare e di farlo insieme, e ne usciremo migliori di come ci siamo entrati in questo tempo. Facciamo il nostro augurio, grazie davvero Ministra, e buon lavoro, perché anche per voi sono giornate impegnative. Grazie, grazie a voi, a presto, grazie Federico. Ci sto dentro, ci ritroviamo giovedì prossimo con un'altra diretta e ogni giorno sul nostro spazio. Ciao a tutti. Ciao.